Ciao a tutti ragazzi, eccomi qua, benvenuti in questo nuovo video, bentornati ancora una volta sul mio canale. Oggi ho voglia di fare un bel unboxing, infatti mi è arrivato da poco questo bellissimo pacco di Poste Italiane. Andiamo quindi subito a vedere che cosa si nasconde qua dentro, ma facciamolo insieme, andiamo! Ragazzi, adesso che abbiamo visto in toto la composizione del kit, iniziamo a vedere come si utilizza. Facciamolo andando per prima cosa a vedere come funziona la spazzola speciale per pulire la borraccia. Quindi andiamo ad aprirla, estraiamo questa spazzola speciale, eccola qua, e con la nostra borraccia, se voi notate la conformazione di questa spazzola, vedete che in cima ha una parte ad uncino ed in fondo ha una, diciamo così, come posso dire, una conformazione un pochino più minuta. Questa la useremo più tardi per pulire il tappo. Con la parte uncinata della spazzola, oltre a pulire ovviamente molto a fondo, possiamo andare a pulire anche qua sotto, esattamente nel collo, negli interstizi, e ovviamente pulire anche il bordo della borraccia. Ma la parte uncinata ci servirà per pulire tutto torno il collo della nostra borraccia, che altrimenti non potrebbe essere pulito. Altra cosa molto importante che ci offre questo kit di spazzole è la possibilità di andare a pulire anche il tappo della nostra borraccia, appunto con la parte più fina della spazzola. In questo modo, vedete, andiamo proprio a pulire gli interstizi più difficili da raggiungere, ci possiamo poi aiutare anche ulteriormente con la parte uncinata della spazzola stessa. Stessa cosa può essere fatta sopra, la vedete, questa borraccia un po' di tempo che non la uso e si è formato dello sporco, in particolare nella parte del beccuccio. Con questa spazzola e con un sapone ovviamente delicato possiamo andare a pulire molto energicamente tutti gli interstizi. Questo kit di spazzole però non si ferma qui, perché abbiamo poi la componente più, diciamo, grande, che comprende la spazzola per pulire la gomma, il battistrada della nostra bicicletta, la spazzola per pulire la parte sottostante al rocchetto del blocco pignoni posteriore, e ovviamente una spazzola più grande che serve per pulire tutti quegli spazi difficili come blocco pignoni o interstizi del telaio. Ma la voglio andare ad aprire con voi. Allora, per quanto riguarda la parte più curiosa di questo kit, io non l'avevo mai visto, ma è sicuramente questa. Questa va messa praticamente sopra la ruota deve passare dentro questa specie di forca e, sfrizionando molto bene il battistrada, andiamo a togliere tutta il fango e la sporcizia che si accumula sul battistrada. Come vedete, ogni spazzola ha poi una filettatura per poter inserire anche un manico per lavorarci meglio. Del blocco pignoni, è una spazzola molto delicata perché in alcune biciclette i due rocchetti possono essere in plastica o in alluminio. Nel caso in cui fossero in plastica, con questa la si può pulire nel modo più idoneo, senza ovviamente andare a rovinarla. Ultima spazzola di questo kit, eccola qua, scusate il fracasso. Questo bello spazzolone, anche questo di fatto con una plastica molto, una setola molto morbida, si può utilizzare per andare a pulire tutti gli interstizi del telaio senza preoccuparsi di rovinare appunto la verniciatura, ma si può utilizzare anche per una pulizia finale del pacco pignoni o della guarnitura anteriore. Ultimo, ma non per questo meno importante, il kit di pulizia della catena. Eccolo qua, lo apro subito per farvelo vedere. Abbiamo diverse spazzole, la più curiosa è sicuramente questa qua, eccola qua. Questa spazzola, che io chiamerei a forbice, in mezzo a queste due spazzoline noi ci facciamo passare esattamente qua la catena e, stringendo o rilasciando, andremo ad esercitare una forza pulente più o meno energica. È molto, veramente molto, molto ganzo, come si dice
qua in Toscana. Poi abbiamo questi due pettinini che vanno inseriti tra le maglie della catena e, esercitando appunto questo movimento rettilineo alternato verticale, pulire esattamente tutta la catena maglia per maglia. Veramente un'idea geniale e direi quasi chirurgica, perché con questa la catena la pulite maglia per maglia e nella sua totalità, ma soprattutto in modo molto accurato. Con questa spazzolina continuiamo la nostra operazione di pulitura delle due rotelle che si trovano sotto il pacco pignoni. Con questa spazzola d'uncino, la cui setola è molto molto dura, andiamo a togliere tutto quello sporco che si incrosta nello spazio tra i due rocchetti. Molto ergonomica, molto leggera, ma soprattutto molto facile da usare, la cui azione pulente è sicuramente molto ma molto energica. Infine abbiamo questa spazzolina leggerissima e flessibilissima che la si può utilizzare per andare a pulire tutti quegli interstizi della catena che necessitano di una flessibilità e di una delicatezza che con le altre spazzole non potremmo mai raggiungere. Con questa invece possiamo fare esattamente tutto quello che vogliamo e possiamo raggiungere tutti gli spazi più difficili. A questo punto direi che è tutto. Oggi vi ho fatto conoscere un brand italiano che è famoso nel mondo delle spazzole per la casa e per l'industria e che ha deciso da qualche tempo di lanciarsi nel mondo del ciclismo. Con queste spazzole infatti potrete pulire tutti i componenti meccanici più ardui da raggiungere e lo potrete fare in modo molto semplice. Vi ricordo ancora che Arrighi, che produce queste spazzole, è un brand italiano prodotto e concepito nel nostro bel paese. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, trovate tutti i link in descrizione qua sotto. Che dire, buon allenamento e buona pulizia della vostra bicicletta. Ciao!